Iniziamo con una splendida vasca, la vasca di Diego, che saluto, grazie Diego per questo magnifico video. Si tratta di un 190 litri lordi, vasca popolata da un banco di neon numeroso, otocinclus e caridine. Mi ha spiegato di alcune perdite in passato di questo banco di neon, che in realtà era molto più numeroso. Probabilmente bisogna intanto vedere i valori, capire il perché di queste perdite. Bisogna capire se gli inquinanti sono alti, ma soprattutto se questa vasca è abbastanza acidificata. Questi sono pesci di acque tenere e acide, va acidificata l'acqua, quindi aggiungerei magari sullo sfondo, in modo che non si vedano, foglie di catappa o pignette di ontano. I neon vogliono un'acqua leggermente ambrata e questi tannini rilasciati, gli amici umici, sono benefici, quindi questo potrebbe risolvere eventualmente il problema delle malattie che hai avuto in passato. Eventualmente vedi come va, però la vasca è veramente bella. Questo è aquascaping ad alto livello, ti faccio i miei complimenti. Passiamo alla prossima vasca. Bene, passiamo alla vasca di Marco, che saluto. Grazie Marco per questi video e queste immagini. È una vasca ben piantumata. Purtroppo nella descrizione non c'è il litraggio di questa vasca, ma a occhio e croce gli darei tra i 40 e i 50 litri massimo di capienza. Se così dovesse essere, probabilmente c'è troppa fauna all'interno che può sovraccaricare il filtro e quindi innalzare i valori. Questo però non lo so perché non è descritto. Posso solo dire che nella scelta della fauna ci sono diverse specie che possono entrare in competizione. Come valori sono abbastanza compatibili, però secondo me potevi lasciare anche solo un banco di una tipologia. In questo modo, insomma, c'è parecchia fauna e parecchio carico il filtro. Magari lascerei anche solo i Boraras Brigitte o la coppia di Ramirezzi, questo perché in realtà i banchi vorrebbero una vasca estesa in lunghezza e probabilmente queste sono vasche piuttosto piccole per banchi che devono essere composti da almeno 8-10 esemplari. Per quanto riguarda il betta femmina, è vero che è femmina, quindi meno aggressiva del maschio sicuramente, però come tipo di vasca e di piantumazione diciamo che vanno fatte alcune modifiche, quindi probabilmente dedicherei una vasca solo al betta femmina. Questa è una vasca troppo grande, colonna d'acqua troppo alta, il betta vuole una colonna d'acqua bassa, molto più fittamente piantumato, con questo intendo piante galleggianti e radici aeree, ma soprattutto il vero problema per il betta di questa vasca è che la vasca è aperta, questo significa che l'aria fredda in superficie può infiammare il labirinto, insomma sono alcuni accorgimenti da fare, però è veramente una vasca ben allestita, peccato per il problema delle alghe. Grazie per le foto e per i video e passiamo al prossimo video. Passiamo al bettario da 30 litri di Stefano. Come litraggio va benissimo per il betta perché 30 litri sostanzialmente vanno bene. Il problema è la forma della vasca perché questi 30 litri sono distribuiti in un cubo, quindi la colonna d'acqua potrebbe essere fin troppo alta, però non è questo un grosso problema se risolvi questa cosa aggiungendo molte piante, magari qualche galleggiante e poi soprattutto aggiungerei tanini e acidi umici. L'acqua infatti mi sembra fin troppo trasparente, il betta invece vuole spazi angusti e acqua ambrata, quindi magari inserisci qualche pignetta di ontano e fai ambrare l'acqua. Inoltre la vasca va bene perché è coperta e l'aria calda in questo modo non si raffredda, il betta, come sappiamo, respira l'aria in superficie, quindi se l'aria è troppo fredda può infiammarsi il labirinto, potrebbe morire. Invece in questo modo, con una vasca adeguatamente coperta, il tepore viene conservato, il betta può respirare e usare il labirinto tranquillamente. Quindi qui c'è qualche piccolo errorino così nella scelta del tipo di vasca, ma può essere risolto aumentando le piante e tutto il resto. Quindi grazie per queste immagini e passiamo alla prossima vasca. Passiamo alla vasca di Paolo, grazie Paolo per queste foto, è un bellissimo acquario, anche la scelta faunistica perfetta, c'è un bel banco di cardinali e un piccolo banco di rasbore, sostanzialmente condividono gli stessi valori, guardate la vasca perfetta come deve essere per questi banchi numerosi, deve essere sviluppata in lunghezza e abbastanza capiente. Questi sono 100 litri, ma guardate come sono distribuiti bene in lunghezza, infatti ricordatevi che i banchi numerosi di caracidi o ciprinidi, insomma, questi banchi di pesci piccoli amano nuotare in spazi molto lunghi, soprattutto sviluppati quindi in lunghezza, quindi questa vasca va benissimo per questi pesci. L'unica cosa, ambrerei leggermente l'acqua con tannini e acidi umici e aggiungerei qualche piccola galleggiante da sopra se possibile. Per il resto è una vasca, va benissimo, ottima scelta della fauna, perfetto il tipo di vasca.
Un saluto a Leonardo che ringrazio per le foto. Grazie Leonardo, purtroppo non mi hai detto quanti litri è questa vasca, ma vorrei mostrare esattamente la fauna, quello che mi hai descritto tu, perché c'è un bel po' di roba. A occhio e croce gli darei 90-100 litri, quindi per la scelta che hai fatto dovrebbe andare sostanzialmente bene, perché acquario sviluppato in lunghezza con i banchi di Boraras e di Rasbora Galaxy, quindi sostanzialmente è una buona vasca. Condividono sostanzialmente gli stessi valori, sono pesci da banco che amano stare in compagnia e quindi i banchi, la scelta, il numero di esemplari va bene e tra loro non ci sono grosse rivalità, quindi è una buona scelta, ottima scelta della fauna. Anche il gruppo di Corydoras, il Corydoras è un altro animale che ama stare in gruppi, quindi 4 esemplari sono perfetti. La lampada fitostimolante fa il suo, come vedi dà un po' di colore viola, però se è una questione di gusto, quello non dovrebbe dare grosso fastidio perché è neutralizzata dalla lampada bianca. Grazie, grazie mille per queste foto e questi video e passiamo alla prossima vasca. Passiamo al cubo di 40 litri netti, quindi sarà un 50 litri di Paco. Grazie Paco per queste immagini, queste foto. Allora, questa è la tua prima vasca, infatti mi hai detto tu stesso che sei un neofita. Vediamo un attimino come è composta. Allora, ci sono 4 guppi adulti e chiocciole di vario genere. Come scelta faunistica vedete è molto semplice, quindi va bene sostanzialmente. Il problema è che in 50 litri, se i guppi dovessero riprodursi, infatti vedo già qualche avanotto, insomma in futuro potrebbe diventare un problema come sovraccarico del filtro e aumento degli inquinanti, però al momento mi sembra una vasca perfetta. Magari i guppi in eccesso allestisci una vasca più grande oppure li riporti in negozio, insomma vedi un pochino tu, però tieni a bada gli inquinanti. Però è una vasca, va benissimo sostanzialmente, perché i guppi sono molto tolleranti ai vari aquascaping, ai vari biotopi, quindi è una vasca che sostanzialmente va bene. La scelta è semplice della fauna, la scelta è molto semplice e a volte è meglio fare scelte semplici piuttosto che prendere più specie e rischiare di cadere in errore. Quindi grazie per queste immagini e passiamo alla prossima vasca. Grazie Dario, ti saluto, grazie per aver condiviso il tuo bettario, 30 litri per Betta Splendens. Allora, ovviamente il bettario è dedicato solo al betta maschio, quindi perfetta come scelta. Anche la forma della vasca va benissimo perché è un parallelepipedo di 30 litri, quindi sostanzialmente è un'ottima scelta del tipo di vasca e allestimento. Mi permetterei di dire soltanto che aumentare le piante, questo lo dico sempre perché il betta sta meglio in spazi angusti con molte barriere visive. Probabilmente lo ripeto infinite volte, ma vorrei rendere proprio l'idea di come il betta vive e apprezza appunto questo tipo di aquascape. Quindi aumenterei probabilmente di molto, di gran lunga, la piantagione sia da terra, quindi aumenterei le potature di Egeria, quelle piante che hai messo a rapida crescita. Potresti procurarti delle piante galleggianti, anche una lemna minor, anche la lenticchia d'acqua dolce, meglio ancora una Libnobium o ancora meglio ancora una Pistia stratioides, perché aumenta le radici che dall'alto vanno in basso e aumentano l'effetto barriera visiva. Per il resto è una vasca che promette molto bene. Non ho visto bene non si vede il coperchio in queste immagini, però spero sia coperto. Ricordati che, anche questo lo ripeto sempre, il labirinto rischia di infiammarsi se va a contatto con aria fredda, quindi ci deve essere un coperchio sulla superficie della vasca in modo che trattenga il calore dell'acqua. Sostanzialmente è una buona vasca, tiene a bada anche i valori, acqua tendenzialmente tenera e acida con tannini e acidi umici. Per il resto, per essere una delle tue prime vasche, va benissimo sostanzialmente, perfetto così.